Cominciamo oggi una rubrica che vorrei tenere circa una volta al mese, in cui voglio trattare gli argomenti di tipo agricolo andando dall'asparago allo zucchino. È il nome proprio che voglio dare a questa rubrica. Per quanto riguarda la campagna degli asparagi, a differenza dell'anno scorso, i ritorni di freddo stanno ritardando l'inizio della campagna. In realtà qualche asparago si è già cominciato a vedere in qualche campo esposto a ovest o qualche terreno più scuro, ma proprio stamattina c'è stata una gelata leggera che sicuramente ritarderà di qualche altro giorno l'inizio della campagna asparagi. Uno degli aspetti che ultimamente molti produttori mi hanno raccontato è il ritardo con cui sono state effettuate le concimazioni di fondo e la preparazione stessa dell'asparagiaia alla raccolta. Solitamente io, quando mi chiedono che sono in ritardo, se devono farle o meno le concimazioni, io rispondo che è meglio farle anziché rimandarle. E di solito consiglio o una concimazione di tipo organico oppure del concime azotato a lento effetto. Parlando di broccoli e cavolfiori, siamo alla fine campagna per quanto riguarda i cavolfiori. Nelle nostre zone i cicli lunghi non sono molto diffusi e quindi solitamente il mese di marzo è l'ultimo mese in cui si raccolgono cavolfiori. I broccoli invece hanno una campagna un po' più lunga, arriveremo fino a giugno, ma queste due colture sono accomunate dal fatto che i prezzi non stanno andando come si deve. Le celle vanno quasi a ruba, è brutto a dirsi. Chi ha delle celle che non utilizza le sta mettendo a disposizione di altri imprenditori che magari hanno del prodotto da conservare più a lungo in modo tale da aspettare dei prezzi migliori, ma questa situazione è davvero molto molto diffusa e secondo me anche se ci dovesse essere qualche spiraglio d'aumento di prezzo, con questa offerta di prodotto che si avrà, difficilmente si potranno avere dei buoni margini di guadagno. Per quanto riguarda i carciofi, siamo nella fase di ripresa vegetativa post freddo. Nel Foggiano si andranno a raccogliere gli ultimi carciofi, capolini da destinare all'industria. Tuttavia, anche qui, avendo avuto delle gelate tardive, si avrà del prodotto un po' macchiato, un po' spellato e le piante stenteranno a ricostituirsi, quindi spostamento della campagna dei capolini, della raccolta dei capolini più in là. Il frumento può presentare due tipi di situazioni: chi è riuscito a seminare in tempi giusti, ha preso le precipitazioni giuste, è nella fase di inizio levata; chi invece non ha beccato il momento giusto quando ha seminato, oppure ha seminato in ritardo, siamo nella fase di fine accestimento. Tuttavia, il periodo è ideale dove si può entrare in campo per effettuare le concimazioni e i diserbanti. Il consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi a dei tecnici per la scelta del diserbante migliore e anche per le concimazioni. Nelle nostre zone stanno sempre prendendo più piede gli accordi di filiera per la produzione di grano di buona qualità e solo grazie ai consigli dei tecnici esperti si possono raggiungere degli ottimi risultati che portano a una giusta remunerazione del grano. Attenzione all'uso di diserbanti con molecole di origine ormonica, in quanto queste sono molto volatili e lasciano di residuo le colture anche distanti diverse centinaia di metri fra loro. Quindi effettuare i trattamenti quando non tira vento, con aria calma, e utilizzare delle botti tarate e degli ugelli contro la dispersione. Argomento a parte fanno i pomodori. I pomodori adesso ci sono le piantine in allevamento nelle serre, nei vivai. E da voci che si sentono in giro, le superfici coltivate sono in aumento rispetto all'anno scorso. Ora, quello dei pomodori è un discorso strano, in quanto le superfici vanno spesso di pari passo in base alla disponibilità idrica degli invasi del consorzio di bonifica per la Capitanata. Quest'anno siamo messi bene, ci sono più trapianti. La cosa non spaventa perché in generale, qui oso un po', negli ultimi anni, anche se si sono avute delle superfici coltivate abbondanti, non si sono mai avute le produzioni sperate, le ottime produzioni, quelle dal migliaio di quintali a ettaro in su. Poi per vari motivi, un anno la batteriosi, un altro anno la virosi, poi lo stolburn che si sta presentando sempre di più nelle nostre zone.
Insomma, di fronte a delle superfici cospicue, solitamente le industrie riescono a soddisfare, a ritirare tutta la merce offerta dai produttori. C'è l'incognita pandemia, ci sono degli stock di prodotto storicamente consumato dall'Oreca, Oreca che non hanno lavorato a pieno regime nell'ultimo anno e quindi hanno ritirato meno prodotto. Stagione molto ambigua. Io il consiglio che do è quello di coltivare non al 120% delle proprie disponibilità, delle proprie possibilità, ma coltivare all'80%. Poi sono i produttori che sanno bene come poter investire i propri soldi e i propri terreni. Piccola parentesi per peperoni e zucchine. Peperone viene da un'annata disastrosa. C'è stata l'evoluzione del nuovo ceppo virale del tomato spot, a cui le piante, le varietà storicamente resistenti non lo sono state affatto. Se questa situazione si dovesse ripresentare, con tutte le precauzioni da mettere in atto, lotta ai vettori, ai tripi di vettori, fare attenzione alle temperature, ma contro le temperature si può ben poco, penso che questo possa essere l'ultimo anno davvero per il peperone nella nostra provincia. Se ha problemi di natura fitopatologica, ci aggiungiamo la cronica mancanza di manodopera, che vuoi per la pandemia, vuoi per altri aspetti, non è più disponibile come una volta, insieme al peperone anche lo zucchino, se non ci sarà un adeguamento dei prezzi pagati dalle industrie che mettono a contratto questo tipo di ortaggi, il futuro non sarà per niente roseo. Per le colture arboree, pesco e albicocco, sono nella fase di fine fioritura, piena fioritura in base al tipo di varietà, se precoce o medio precoce. Bisogna fare attenzione a queste condizioni umide e fredde al presentarsi della moniglia. I trattamenti in prefioritura sicuramente sono stati fatti, dopo il fine fioritura si faranno altri trattamenti, monitorare, farsi aiutare da tecnici esperti e intervenire solo quando ve ne fosse necessità. Per la vite, nella provincia di Foggia è la vite da vino, quella che la fa da Pradone. Siamo nella fase di ingrossamento delle gemme. Piccolo aspetto comune a quello degli asparagi: molti produttori in ritardo con le preparazioni del terreno e con le concimazioni di fondo mi chiedono se devono effettuare o meno le concimazioni. Anche qui io rispondo che è meglio farle che non rimandarle. E sempre più spesso ci sono delle situazioni molto strane in cui i vigneti non danno la giusta produttività, hanno problemi di crescita, e quando, d'accordo con i produttori, si è proceduto a fare delle analisi del terreno, si è visto che il fattore principale dell'ottima produttività dei terreni è il pH alto nelle nostre zone. pH veramente esagerato, fortemente alcalino, valore di 8,5, 8,6. Questo tipo di pH, di valore di pH, non fa sì, ma questo vale per tutte le colture, non solo per i vigneti, anche quando è presente nel terreno quantità sufficiente di determinati elementi, penso al ferro, al fosforo, ad alcuni microelementi, in realtà questi non sono disponibili. Quindi c'è da spiegare bene ai produttori che la presenza in determinati livelli di quel determinato prodotto non vuol dire che questo è biodisponibile per la pianta. C'è, ma la pianta non riesce ad assorbirlo. È inutile somministrarlo ulteriormente, perché comunque con quei valori di pH non sarà disponibile, quindi l'arma a nostra disposizione è quella di cercare di abbassare il pH. Ora, cercare di abbassare il pH nel suolo è come voler riscaldare il mare con i fiammiferi. Deve essere un lavoro lento e costante. Devono essere banditi, uso il termine banditi perché non devono essere proprio usati, i concimi a reazione alcalina, fosfato per fosfato minerale, nitrato ammonico, ma solo concimi a reazione acida, sempre solo reazione acida. Preferire i solfuri, preferire l'acido fosforico, preferire concimi a base di zolfo e anche in ritardo dare questi concimi per cercare di abbassare il più possibile il pH.
Ultimo argomento da trattare, doveroso, è il buon livello delle acque presenti negli invasi del consorzio per la bonifica della Capitanata. Le due dighe più piccole sono al massimo riempimento, poi c'è la Marana Capacciotti che manca davvero poco affinché si riempa tutta, e poi c'è la diga di Occhitto che rappresenta i tre quarti delle risorse idriche della nostra zona, che ha cominciato a sversare in mare l'acqua in eccesso, ma solo per precauzione, perché ha ancora una ventina di milioni di metri cubi di acqua a disposizione per potersi riempire, ma con le piogge di questi giorni raggiungerà il fantomatico livello massimo. Grazie a tutti.